Io ricordo che studiando un po' all'università, però qualcosa ricordo, uno dei percorsi affrontati per quanto riguarda lo sviluppo dell'Occidente, penso a Max Weber, riguarda quella fase di staccamento dalla sfera dell'irrazionale per quanto riguarda le istituzioni, in modo tale che operassero sempre secondo criteri razionali ben distinti da quelle che potevano essere le convinzioni religiose. E diciamo che l'Italia ha svolto un percorso, secondo questi punti di vista, di secolarizzazione con l'andare del tempo, che ha fatto sì che lo Stato operasse secondo certi criteri istituzionali, affiancato poi a quelli che potevano essere anche la sfera religiosa. Da questo punto di vista l'Italia ha sempre dimostrato di avere con maturazione avuto il processo di secolarizzazione che oggi possiamo vedere, per cui nei cimiteri cittadini vengono sepolti tutti coloro i quali hanno abitato il territorio della città. Tant'è che i processi di tumulazione non sono stabiliti dalla Sacra Romana Chiesa, ma sono stabiliti dalla Costituzione. Ci sono addirittura dei decreti, delle leggi che stabiliscono come devono essere le bare, come devono essere le casse, come devono essere le viti, come deve essere svolto il procedimento di tumulazione. Tant'è che adesso addirittura c'è una tendenza per la politica delle tumulazioni che tende a cercare di far sì che tutte le casse da morto siano compatibilmente anche biodegradabili, ovvero cercare di fare in modo di avere materiali completamente naturali, evitando di avere eccessivo quantitativo di materiale ferroso, di zinco e così via. Ecco allora che devono essere questi i criteri che stabiliscono come deve essere fatta la politica di tumulazione. E questa è una cosa. Poi per quanto riguarda l'altro versante, bisogna stare attenti perché non è una questione politica centrodestra, centrosinistra, perché probabilmente qua in aula pochi sanno che il primo cimitero islamico in Italia, in Puglia, scusate, è stato dato da un sindaco di Alleanza Nazionale a Gioia del Colle. Però questo non vuol dire che sia stata una scelta corretta, perché nel momento in cui un'amministrazione deve porsi come amministratore dei cittadini, deve operare per tutti i cittadini, fare in modo che non ci siano delle distinzioni in base alle religioni o ai convincimenti personali. E questo perché? Perché nel momento in cui si dovesse dare l'ok a una parte del cimitero per quanto riguarda le persone di religione musulmana, non è il semplice fatto dell'avere il volto verso la Mecca, perché in tutte quante le richieste all'inizio viene detto semplicemente questa cosa, poi invece c'è il passo successivo. No, sugli atti che parlano. Sono gli atti che parlano, perché loro dicono, per tutta una serie di cose, per fare in modo che il nostro procedimento di tumulazione venga svolto in un certo modo, per fare in modo che ci sia il rispetto dei criteri della legge musulmana, sarebbe bene che ci fosse magari una fila di atti a separare le tombe degli altri cittadini da quelli islamici. Ecco allora che nessuno dice che non devono essere sepolti nei cimiteri delle città italiane, nei cimiteri delle città di Pordenone, assolutamente no. Però, proprio per anche il messaggio che noi italiani per primi abbiamo imparato, ovvero imparare che ci deve essere un processo di secolarizzazione per cui vige prima la legge dello Stato e poi il resto, la legge dello Stato dice che tutti i cittadini sono uguali e quindi tutto deve essere disciplinato allo stesso modo per tutti. Quindi
Quindi semplicemente penso che il criterio e il principio della laicità dello Stato valga anche in questa occasione, per cui il cittadino musulmano può essere sepolto nel cimitero di Pordenone nel rispetto delle leggi dello Stato.